perché, scusami? Ah, mi devo vergognare? Hai ragione, è una candid camera, sei stata bravissima, una candid camera, mi ricordo. Posso farti una piccola intervista? Vorrei da te sapere perché l'hai difeso, perché questa è una cosa bellissima quella che hai fatto, grazie mille. È duro per te farlo. Brava! Ma dici perché hai difeso il ragazzo? Tu sai, Raffaele. Oddio, tranquilla, quello che ti viene. Comunque non è giusto. Cioè, il razzismo è una cosa che non è sempre. È contro l'umanità, non fa niente, grazie mille, sei stata super top, grazie. Adesso noi continueremo. Grazie. Hai fatto benissimo. No, non fa niente, no. No, è giusto. Grazie. Ciao. Grazie a tutti, siamo amici, attenzione. Bravi, questo volevo, poi volevamo un po' di pelle. Grazie. No, è un esperimento sociale. Adesso è un amico mio. È un compito. Grazie, questa è stata la reazione giusta che volevamo. Quindi, perfetto, avete difeso. Però questa è stata la reazione giusta. Se trovi che si alza, ti piazza una cartella in faccia, non senti niente, non fa del male. Non è facile, però è per un bene comune, quindi per far appunto uscire che le persone difendono tutto, quindi va bene, ci andiamo. Vabbè, meno male, va. Senza farci prendere a sberle. No, perché loro due erano quelli bravi. Ah, ecco. Io ho fatto bene a dirlo su. Allora, perché hai reagito all'aggressione razzista? Beh, perché sono gli ultimi anche episodi nel periodo razziale così, sì. E mi è sembrato troppo eccessivo. Oggettivamente, allora la situazione era un pochino curiosa, nel senso che con tutta la metropolitana libera si è tutto troppo pochino. Certo. L'idea era un attimo di smorzare i toni, nel senso che di odio razziale, eccetera, abbiamo visto fin troppo finora. Ripeto, avessi avuto un attimo il tempo avrei detto una battutina giusto per stemperare un attimo la cosa, perché mi dà fastidio essere testimone di una cosa del genere e averci quindi davanti a me una scena di odio che si consumava così mi dà fastidio, visto che non sono proprio anche mingherlino, magari potevo anche intervenire fisicamente se fosse degenerata la cosa. Perfetto, grazie mille, sei stato gentilissimo. Bravi, è un'esperienza sociale, grandissimo, questa era la reazione Ciliano. Apertura porte a sinistra. Siamo su un esperimento per appunto vedere chi difende le reazioni di questo. Sì, ho fatto l'adozione dei bambini, sono omosessuali. Allora, mi dici perché hai avuto questa reazione? Hai avuto questa reazione dopo questi insulti? Beh, perché non è giusto. Cioè, qual è la differenza tra me? Qua. Bravissimo. Sì. Esatto. Non è assolutamente giusto e differenza non esiste. Prossima fermata. Grazie mille. A voi. Grazie per avermi difeso. Scusate ancora. Grazie. Tutto finto.